Dopo 7 partite giocate, il Napoli è capolista in solitaria nella Serie A. Ben 16 punti raccolti, con 2 punti di distacco dall'Inter e 3 da Juventus, Lazio e Udinese. La domanda che però io mi faccio, e che faccio anche a voi, è la seguente: ma il Napoli perché primo? Quali sono i dati, quei numeri, quelle statistiche che giustificano la presenza del Napoli al primo posto? E soprattutto, il Napoli è primo per merito o per fortuna? Via con la sigla e scopriamolo. Allora, signori, oggi facciamo una bella full immersion nei numeri, nei dati. E quale miglior sito per fare questo se non FBref, il nostro caro amico? Quindi cominciamo subito. Partirei sinceramente dalla classifica. Napoli primo, dopo 7 partite, 16 punti fatti, 14 reti fatte e 5 reti subite, 5 per vittoria, un pareggio e una sconfitta. Subito voglio mostrarvi il dato delle reti fatte. Il Napoli è la quarta miglior squadra per reti fatte, 14, una in meno rispetto al Milan e due in meno rispetto a Inter e ad Atalanta. Se andiamo però a vedere il dato degli XG, notiamo subito una cosa, cioè che il Napoli è sesto in Serie A per XG, ne ha prodotti 10,8, che possiamo anche arrotondare a 11 volendo. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Napoli in queste 7 partite avrebbe dovuto fare 11 gol, ok? E invece ne ha fatti 14, quindi sotto questo punto di vista possiamo dire un Napoli leggermente in overperforming, cioè ha fatto più reti di quello che ci si aspettava. Però ripeto, sesta squadra per XG, è inferiore a Parma, Lazio, Milan, Inter e Atalanta. Andiamo invece alle reti subite. Il Napoli è la quarta miglior difesa del campionato, ben 5 gol subiti in 7 partite. La Roma è a pari, 5 gol subiti. L'Empoli, prossimo avversario del Napoli, ragazzi, 4 reti subite, quindi ci aspetta una partita dove entrambe le squadre subiscono pochi gol dopo la pausa. E poi ovviamente la miglior difesa, lo sappiamo, è la Juventus. Dal punto di vista degli XG concessi, qui siamo in linea, siamo nella media, diciamo, dei dati, perché il Napoli avrebbe dovuto subire 6 gol, ne ha subiti 5, quindi più o meno leggero overperforming anche qui, ma non così evidente come per i gol fatti. Andiamo a vedere adesso la situazione casa trasferta. Il Napoli in casa è la miglior squadra, 4 vittorie su 4, 10 gol fatti e 2 subiti. In trasferta invece il Napoli è quinto in questa, diciamo, classifica, con 4 punti fatti 3 partite. Vi ricordo la vittoria a Cagliari, il pareggio con la Juve e poi la sconfitta 3-0 alla prima giornata contro il Verona. Scendiamo adesso e andiamo un po' a vedere la situazione della fase difensiva. Allora, andiamo ai tiri in porta subiti e questo dato, diciamo, che va a braccetto con quello dei gol subiti. Subisce pochi tiri in porta, di conseguenza subisce pochi gol. 17 sono i tiri in porta subiti in 7 partite, quindi una media di 2,5 tiri in porta subiti a partita, meglio ovviamente soltanto la Juventus. Su questi 17 tiri in porta però ci sono state 12 parate e il Napoli è la seconda peggior squadra per parate effettuate. Dal punto di vista offensivo invece nei tiri totali possiamo notare che il Napoli non è proprio nelle zone altissime della classifica. È l'ottava squadra per tiri effettuati, 99. È addirittura inferiore al Como, al Cagliari e al Lecce. Secondo me questo è un dato dove bisognerebbe un pochettino migliorare, perché noi lo sappiamo, le squadre di Conte sono squadre dove offensivamente parlando si è molto cinici. Infatti dopo vedremo un dato che dimostra che il Napoli è molto cinico. Però secondo me, cinismo a parte, il dato del tiro secondo me andrebbe un po' migliorato, così come andrebbe migliorato anche il dato dei tiri in porta. Addirittura qua il Napoli peggiora, è praticamente la decima squadra in Serie A per tiri in porta fatti, 29 in 7 partite, quindi in media 4 tiri in porta a partita. Addirittura Parma, Lecce, Como hanno fatto meglio del Napoli. Altro dato: 29 tiri in porta su 99 tiri totali effettuati, quindi all'incirca 3,4-3,5 tiri in porta a partita. Dal punto di vista offensivo, diciamo che il Napoli potrebbe fare meglio. E ragazzi, attenzione, perché se combiniamo questo dato con quello degli XG,
Cosa avevamo detto prima? Il Napoli sta overperformando, quindi non solo fa, diciamo, tra virgolette, pochi tiri rispetto magari alle altre, ma sta anche overperformando, quindi a maggior ragione questi dati secondo me andrebbero migliorati, anche perché non puoi overperformare per tutto l'anno, ok? Passiamo ai passaggi. Il Napoli, dal punto di vista dei passaggi completati, si trova bene o male a metà classifica, 2770, e ne ha tentati 3341. Vabbè, questo dato secondo me dipende molto dal tipo di gioco che vuoi fare. Il gioco di Conte non è un gioco che si basa molto sul possesso palla, sul fraseggio corto, come ad esempio può essere la Juventus. Questo è un dato che non mi sorprende, sinceramente. Adesso arriviamo a un altro dato che secondo me è molto importante, ovvero gli SCA e i GCA. Gli SCA sono praticamente quelle azioni che portano poi al tiro. E il Napoli in questo dato, vedete, sta a metà classifica, 175 azioni che poi hanno portato a un tiro. Il dato però, quello più interessante, è quello dei GCA, cioè delle azioni da gol. E il Napoli, come potete vedere, è terzo. 26 azioni da gol effettuate finora. Mi sono scordato di dirlo, ragazzi, però penso che sia banale quello che sto dicendo. Questi sono tutti i dati che hanno come campione 7 partite. Teniamo presente che si sono giocate 7 partite, non 30. Comunque, il Napoli è terzo per azioni da gol effettuate. E qui c'è la prova appunto del Napoli che è cinico. Perché se tu, come abbiamo visto prima, offensivamente parlando, non sei questa gran cima perché non produci così tanto, il dato che va a confermare il cinismo è questo qui. Perché il Napoli è tipo ottavo, settimo per tiri in porta fatti, però in contemporanea è terzo per azioni che portano al gol. Quindi il Napoli concretizza maggiormente rispetto agli altri. Le azioni da gol sono la conferma del fatto che il Napoli è una squadra cinica che concretizza le occasioni che ha. A livello di contrasti, il Napoli si trova nella zona destra della classifica e questo è un dato che tutto sommato ci può stare perché se fai tanti contrasti vuol dire che subisci parecchio e il Napoli abbiamo visto che a livello difensivo subisce poco, quindi è logico trovarlo nella zona destra della classifica sotto questo aspetto. Il Napoli, tra l'altro, è la nona squadra che ha vinto più contrasti nella tre quarti offensiva. Questo secondo me è un dato che rispecchia appunto il discorso del pressing alto, cioè se tu fai tanti contrasti nella tre quarti offensiva e li vinci, vuol dire che stai adottando un pressing alto, un blocco, diciamo, appunto nella metà campo avversaria. Possesso palla, vediamo i tocchi effettuati. Il Napoli si trova bene o male a metà classifica. Questo è un dato che si collega a quello che abbiamo detto prima, cioè il Napoli non è una squadra che fa del fraseggio, che fa del dominio del possesso palla, è il suo punto di forza. La maggior parte dei tocchi avvengono nella tre quarti centrale, quindi nella parte intermedia, subito dopo tre quarti difensiva e poi tre quarti offensiva. Per quanto riguarda invece i falli fatti, vediamo che il Napoli si trova nella metà della classifica, 83 falli fatti, ma anche 83 falli subiti, ed è, diciamo, la settima squadra per falli subiti. A livello di cross, il Napoli è una delle squadre che crossa meno. E a livello di palle recuperate è quinto con 283 palle recuperate. Nei duelli aerei invece il Napoli si comporta molto bene perché sì, è la quart'ultima per duelli aerei vinti, ma è anche la quart'ultima per duelli aerei persi. E se voi andate a fare anche la somma, ci sono io sopra, ecco. Se voi andate a fare anche la somma, 79 più 78 fa 157. E se vedete le altre squadre, ragazzi, tante superano quasi 200 duelli aerei. La somma dei duelli aerei vinti e persi ci conferma che il Napoli subisce poco. In generale, se subisci poco, vuol dire che vai a subire anche pochi duelli aerei. E quei pochi duelli aerei che subisci, comunque, ne hai vinti la metà. Quindi, dal punto di vista dei duelli aerei, il Napoli si sta comportando molto, molto bene. Detto questo, andiamo adesso a vedere un po' di statistiche individuali, quindi andiamo a vedere i calciatori singoli e vediamo quali sono quei calciatori che stanno più influendo in positivo
per il Napoli. Allora, a livello di reti, Kvaratskhelia con 3 gol, Lukaku con 3 gol, poi abbiamo Di Lorenzo con 2 gol, Buongiorno con un gol, McTominay, David Neres con un gol, Politano con un gol, Simeone con un gol, Anguissa con un gol. Come potete ben vedere, il Napoli diversifica tanto i suoi gol. Non c'è per esempio Lukaku che sta a 7 come può essere per esempio l'Atalanta o un Thuram per l'Inter. E questa è una cosa molto importante, secondo me è positiva, cioè meglio avere più bocche da fuoco che a turno segnano piuttosto che averne uno o due che segnano fisso e magari se non sono in giornata non ti fanno neanche il gol che serve per vincere, ok? Quindi sotto questo punto di vista il Napoli diversifica molto i suoi gol ed è una notizia sicuramente positiva. Per quanto riguarda i portieri, allora, a livello di tiri in porta, come abbiamo detto prima, il Napoli non subisce tanto. Abbiamo 13 tiri subiti per Meret e addirittura 4 per Caprile. Meret ha avuto più occasioni, diciamo, per mettersi tra virgolette in mostra, Caprile invece no. E comunque, ragazzi, Caprile è praticamente il secondo miglior portiere per tiri in porta subiti. 4 tiri in porta subiti in 3 partite, ragazzi, è pochissimo. Quindi questo è un ulteriore dato che va a confermare che il Napoli in difesa è quasi impenetrabile. Andiamo a vedere adesso i tiri. Ragazzi, questo forse sarà un dato che vi sorprenderà, ma il calciatore che effettua più tiri nel Napoli, sapete chi è? Vabbè, Kvaratskhelia, ovviamente, questo è scontato, ma il secondo, ragazzi, è Politano. Politano è il secondo giocatore del Napoli che effettua più tiri. Questo diciamo che è un dato che può sorprendere perché magari Politano no, fa tanto lavoro in difesa, tanto sacrificio, però davanti comunque si sta facendo vedere. Sì, fa 15 tiri, però soltanto un gol. E io penso che questo dato sia collegato al fatto che lui si sbatte molto in difesa e quindi quando poi deve attaccare è poco lucido. Io penso che sia quello il motivo. Kvaratskhelia invece fa quasi il doppio dei tiri di Politano e fa 3 gol. A livello di tiri in porta è comunque il quinto calciatore della Serie A per tiri in porta effettuati, 9 su 27, quindi proprio perfetto, il 33%. Politano invece 3 tiri in porta su 15, il 20%, quindi a conferma che davanti alla porta non è proprio lucido. Dopo Politano abbiamo poi Anguissa è il terzo calciatore del Napoli che effettua più tiri, 8. In porta però soltanto 2, quindi il 25%, e ha fatto comunque un gol, quindi su 2 tiri in porta ha fatto un gol, 50% di precisione. Poi ragazzi abbiamo Raspadori, Raspadori che ha meno minuti rispetto per esempio a un Lukaku, eppure ha fatto un tiro in più rispetto a Lukaku. Lukaku invece fa un tiro in meno rispetto a Raspadori, fa però un tiro in porta in più rispetto a Raspadori, e la cosa però incredibile sono i gol fatti. Cioè, ragazzi, Lukaku su 6 tiri fatti, 3 li ha trasformati in gol. Cioè, il 50% dei tiri effettuati li ha trasformati in gol. Poi abbiamo McTominay che fa 6 tiri e 2 in porta con un gol. Rachmani, attenzione, il difensore che effettua più tiri per il Napoli, 6. E poi abbiamo tutti gli altri a scendere. Diciamo che i più influenti sono sicuramente Kvara, Politano, poi subito dopo Anguissa, Lukaku e McTominay. Ecco, a livello di titolari, parlo dei titolari, quindi escludo Raspadori, i 5 che effettuano più tiri a oggi sono questi qui. Torniamo agli SCA, quindi le azioni che portano un tiro. Chi è il calciatore che effettua più azioni che poi portano un tiro? Ovviamente Kvara con 27 e subito dopo abbiamo Politano e Di Lorenzo, quindi la top 3 dei calciatori che effettuano più azioni da tiro sono Kvara, Politano e Di Lorenzo. Per quanto riguarda invece le azioni che portano a un gol, è Lukaku il calciatore migliore, 4 azioni che poi hanno portato a un gol. Subito dopo abbiamo Kvaratskhelia e poi Lobotka. Anzi, Lobotka è il terzo calciatore che crea più azioni da gol nel Napoli. Contrasti. Di Lorenzo è il quinto giocatore che effettua più contrasti in Serie A, l'ottavo per contrasti vinti, quindi si trova nella top 10 in entrambi i casi.
Di Lorenzo inoltre è il secondo calciatore in Serie A che ha vinto più contrasti contro dribblatori. Guardate un po' chi è il primo, un difensore dell'Empoli. E se non sbaglio Viti gioca proprio sul lato di Kvara, però questo lo vedremo più avanti. Il secondo giocatore che ha vinto più contrasti contro dribblatori è Anguissa. E diciamo che è una cosa abbastanza scontata, così come è scontato vedere Buongiorno. A livello di blocchi abbiamo Buongiorno, che è il migliore per blocchi nel Napoli ed è il settimo calciatore per blocchi vinti. A livello di tocchi effettuati, il giocatore che ha subito, diciamo, che ha fatto più tocchi è Rachmani ed è abbastanza, secondo me, scontato questo dato perché Rachmani è il difensore che è in posta. Subito dopo abbiamo Di Lorenzo e Anguissa, seguito poi da Lobotka. Quindi questo ci fa capire appunto che Napoli costruisce molto sfruttando la catena di destra, chiamiamola così. A livello di palle recuperate, Lobotka e Anguissa, rispettivamente, secondo e terzo miglior giocatore in Serie A per palle recuperate, 49 e 45. E infine, duelli aerei vinti, abbiamo Rachmani, che si rivela il quarto miglior, anzi il terzo perché a pari con Mina, difensore in Serie A per duelli aerei vinti. Mentre dal punto di vista dei duelli aerei persi, il giocatore che ha perso più duelli nel Napoli è anche lui Rachmani, però guardate dove sta, è 31esimo. Quindi ragazzi, ricapitolando, il Napoli perché è primo? È primo perché innanzitutto c'è una fase difensiva molto efficace e molto difficile da scardinare. Dal punto di vista offensivo, però, secondo me c'è da migliorare un pochettino perché abbiamo visto il Napoli non è nemmeno nella top 3 delle squadre che offensivamente parlando è più efficace, è nella metà più o meno della classifica per quanto riguarda i tiri in porta, però diciamo il dato che salva il Napoli offensivamente parlando è il cinismo, l'abbiamo visto prima nelle azioni da gol, fai pochi tiri ma sei terzo per azioni che portano al gol, quindi vuol dire che sfrutti molto bene quello che crei. Si può migliorare? Assolutamente sì, difensivamente parlando non penso che si possa migliorare di tantissimo, puoi proseguire, ecco, su questa strada. Ma il Napoli è primo perché ha giocato contro il Como, contro il Monza, contro il Parma, ha acchiappato tutte le squadre facili di fila. È vero, non lo nascondiamo, è vero, abbiamo preso finora tutte partite sulla carta abbordabili, ma le abbiamo vinte. La differenza è questa qui, noi le abbiamo vinte. Le altre invece a turno hanno fatto dei passi falsi. Attenzione però perché il Tour de Force che sta per arrivare ci darà molte risposte, ci potrà far capire se Napoli può effettivamente lottare per qualcosa di superiore alla lotta Champions oppure no. Quindi detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi abbia dato delle risposte, magari dei dubbi che avevate. Se fosse così, mi raccomando, un bel like e vi aspetto nei commenti per sapere un po' la vostra. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis e poi attivate la campanella. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di lunedì e sempre e comunque Forza Napoli!